Secondo lei che cos'è quella cosa che sorge dall'acqua? La torre. La torre? Sicuro che è una torre? Mi sembra che è una torre. A lei sembra una torre? A me sembra una È torre. pronto a giurarlo? È sicuro. A scommetterci qualcosa? Sì, tutto quello che vuoi. Perché sulla mappa del catasto quella non è una torre. Cos'è allora? Uno È quello. scoglio. Davvero? Quella no, non è una torre, è uno scoglio. L'incredulità di Pippi, 71 anni, nato e cresciuto a Torre Pali, Marina di Salve, è la stessa di residenti e turisti. Eppure la verità ufficiale, quella che risulta dalle carte, è proprio questa. Poco meno di un anno fa, l'Agenzia del Demanio Marittimo ha cancellato la particella catastale sulla quale sorgeva la torre, perché mangiata dall'erosione del mare. Quindi, ai fini burocratici, quello che sorge dall'acqua non è altro che uno scoglio di mare, anche se gli occhi dicono tutto il contrario. Era un centro di avvistamento comunque, no? Era una torre. Sono disposta di buon senso, anche colta. C'è un problema, sulle mappe del catasto quello è uno scoglio. È uno scoglio? Uno scoglio risulta. Ho qualche dubbio, sinceramente. Possibile. Uno scoglio. Ma è più torre. più torre. Torre Esattamente. Pali. Proprio per questa sua straordinaria caratteristica, essere diventata l'unica torre marina del Salento, Torre Pali non è più una torre. Per un miracolo della burocrazia è diventato uno scoglio. Messo così una messa bene come un mosaico, non penso proprio, non ho mai visto scogli così io. Non lo so, secondo me è una torre, però non Una lo. torre. Sì, penso. O uno scoglio. Una torre. Sono 500 anni che la torre di avvistamento è qui, sulla costa ionica, a pochi chilometri da Leuca. In 5 secoli le è cambiato il mondo intorno. I turchi, contro i quali era nata, non ci sono più. Non c'è più neanche la lingua di terra sulla quale era stata costruita, mangiata dall'erosione della spiaggia, causata anche dal cemento selvaggio che la borghesia degli anni 50 e 60 ha usato per tirare su la seconda casa vista mare qui a Torre Pali. Lei tutte queste cose non le conosce. Continua a guardare verso il largo, ieri all'asciutto, oggi nell'acqua. Di notte spunta nel mare nero, illuminata dalla luna, accarezzata dalle coppie che la scelgono come sfondo dei loro incontri. Ma al di là del romanticismo, la verità è che realtà e burocrazia non combaciano. E non è solo una questione di classificazione catastale. Il punto è ben più importante. L'ultimo secolo è stato terribile per questo monumento del Cinquecento. Così si presentava la torre ai primi del 1900. Un secolo dopo, nel 1999, le mareggiate l'avevano più che dimezzata e il comune intervenne d'urgenza, restaurandola e consolidandone il basamento. E oggi vorrebbe intervenire ancora per una ristrutturazione più adeguata e per inserire Torre Pali in un progetto di valorizzazione delle torri costiere finanziato da fondi ministeriali ed europei. Ma la prima cosa da fare nello stendere un progetto è indicare la particella catastale sulla quale sorge il monumento. Niente particella, niente fondi, cioè uno scoglio non ha diritto a finanziamenti. È un paradosso, è un assurdo, ma così risulta sui loro documenti. Com'è Per noi non è possibile? uno scoglio, per noi è un monumento storico ovviamente di rilevanza notevole. E obiettivo dell'amministrazione è di reintervenire un'altra volta per cercare di riportarla nello stato in cui versava, diciamo, nei primi del secolo, Però al di là dai dello pirati. scherzo è una torre, uno scoglio. Il problema è che non comparendo nelle mappe del catasto, questa torre non può essere inserita in questo progetto di valorizzazione e di ristrutturazione. Certo, dobbiamo provvedere a reinserirla in catasto, a dare una particella che prima aveva, un termine tecnico, e quindi poi provvedere a redigere il progetto, ad avere i finanziamenti e quindi poter intervenire poi praticamente sulla torre. Così il paradossale miracolo, tutto cartaceo, che ha trasformato una torre in uno scoglio, mette a repentaglio la sopravvivenza di un monumento che ha resistito per mezzo millennio all'assalto dei turchi e alla furia del mare, e ora rischia di soccombere di fronte alla sordità della burocrazia. A meno che non abbia ragione, nel suo buon senso pratico, il 70enne Pippi, nato e cresciuto a Torre Pali. Io ho la bellezza di 70 anni e sono nato qua a Torre Pali. Ma lei è proprio nativo di Nativo di Torre di Pali. Scoglio Pali. No, di Scoglio Pali. I scogli sono quelli che sono davanti. Ma questa è la torre. E per il caso è uno scoglio. Che dobbiamo fare? Cambiarlo, dire che è una torre. Mi sembra una buona risposta. No?